E anche in questo fumetto c'è un bel pezzo d'Italia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga. Oggi torno con un nuovo Maga Consiglia, ma voi come sempre dovete condividere, mi piacere, commentare e iscrivervi al mondo virtuale Official Channel. Dai ragazzi, siamo tantissimi, sono contentissimo, ma torniamo al fumetto protagonista di oggi. Spider-Man Linea di Sangue, disegnato dalla mitica Sara Pichelli, che saluto, italianissima, bravissima, una delle migliori disegnatrici secondo me nella nostra penisola. E abbiamo J.J. Abrams e Harry Abrams alla scrittura. Sono famosi perché ovviamente, specialmente J.J. Abrams, lavora nel mondo del cinema, lavora su Star Wars, ha lavorato su Mission Impossible, eccetera, quindi è famosissimo. L'altro è suo figlio, che voleva anche lui cimentarsi nel mondo dei fumetti, o comunque nella gestazione di questo fumetto è stata un po' strana. Insomma, hanno chiesto a J.J. Abrams, che all'inizio non poteva prendere impegni lavorativi, poi ha detto beh, ma mio figlio vorrebbe scrivere un fumetto, insomma si sono messi insieme eccetera, e hanno partorito questa storia in 5 parti, iniziata nel 2019, che tutto sommato mi è molto piaciuta. Ha diviso un po' la critica, chi la definisce un po' banale, chi la definisce già vista eccetera, ma intanto quello che nessuno, e dico proprio nessuno, può dire che Sara Pichelli non abbia fatto un ottimo lavoro. Nello sfoglio che vi sto mettendo adesso si vede benissimo tutto l'impegno che ci ha messo, anche Dave Stewart ha fatto un gran lavoro con i colori eccetera, quindi dal lato grafico non c'è niente da dire, non per niente questa edizione della Panini Comics è un artist edition, è più grande, è bellissima anche con questa costina simil tessuto molto molto bella. E la storia presenta all'inizio proprio un Peter Parker che sta combattendo contro questo nuovo nemico, è messo anche molto male, ha un braccio quasi staccato per dirvi eccetera, che è cadaverico, che fa una cosa che destabilizza proprio Peter Parker. Piccolo spoiler, allerta spoiler, quindi se non volete saperlo skippate fra 10 secondi, però uccide Mary Jane. Quello che non sapevate è che aveva già un figlio in questo volume e si chiama Ben Parker, in onore ovviamente del mitico zio Ben. Questo figlio, dopo che Peter, scosso da questa tragedia eccetera, lo abbandona a zia May, nel senso che lui fa finta di partire sempre per lavori esteri eccetera, perché era psicologicamente distrutto e non riusciva a guardare suo figlio e non riusciva a togliersi dalla testa la tragedia che ha vissuto, e allora lui si trova a crescere con sua zia. A un certo punto lo sviluppo del ragazzo fa partire anche i suoi poteri ragnischi, un po' come abbiamo visto nel mondo classico canonico di Spider-Man, e lì parte tutta la vicenda. Il nemico che aveva attaccato Peter ritorna perché l'importante era recuperare il sangue di Spider-Man, perché per un motivo ovviamente legato alla trama, per far tornare una persona cara a questo nemico. Anche qua, come vi sto spiegando, la trama è abbastanza banale da un certo punto di vista, è anche abbastanza scontata, però mi piace che abbiano inserito un nuovo personaggio, inserito un po' questo figlio che sviluppa i poteri, quindi si vede anche un po' all'inizio uno Spider-Man un po' impacciato, un po' anche in difficoltà a scuola perché difende i ragazzi dai bullying, un po' appunto come suo papà Peter, e questo rapporto un po' burrascoso tra padre e figlio, quindi bello, scritto bene da un certo punto di vista, però ovviamente nulla di nuovo, e fin qua questo posso dirvelo anch'io. Però se i disegni sono fatti bene, se la storia fila, anche se non è una storia nuovissima che fa gridare al miracolo, è un fumetto da consigliare. Se amate Spider-Man vi divertirete a leggere queste 5 parti, questo volume qua, e secondo me è da avere in collezione. Farete anche la conoscenza di Marker, questa amica di Ben, anche lei con un costume particolare eccetera, un po' sopra le righe e odia un po' la legge, quindi anche una controparte femminile molto carina che fa da ottima spalla a Ben, anche molto importante, e farà ritorno anche un personaggio che amiamo degli Avengers, perché in questa storia gli Avengers non c'erano perché erano morti, insomma. Quindi bello come hanno incastrato tutto quanto.
bello come hanno fatto i disegni, quindi perché non consigliarvi questo fumetto? A me è piaciuto, fatemi sapere la vostra se sotto nei commenti vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se avevate preso gli spillati, se stavate aspettando l'edizione cartonata, eccetera, di questo volume. E per acquistarlo sotto c'è anche il link per supportarci attivamente con un acquisto. Da Maga è tutto, ci vediamo a un prossimo video. Hashtag io sono virtuale e come sempre leggete i fumetti. Ciao ragazzi!